Ne approfitto per fare il video, tanto non devo guardare qua. Ragazzi, sto in un'ora di traffico, 12 km da Roma, un'ora di traffico. Spiegatemi perché a Roma piove e finisce il mondo, io non capisco. Comunque lo faccio adesso, tanto devo uscire alle 21, lo faccio qua, si vedrà così e così, ma tanto non è importante. Mazza, poi le scarpe fanno rumore perché è bagnato. Non è importante come si vede, è importante quello che dico. Oggi è importante quello che dico. Cioè, ragazzi, io resto basito, no? L'ho appreso poco tempo fa, tipo qualche secondo fa, ho detto, cioè, prima di salire in macchina l'ho appreso. Ho detto, arrivo a casa, faccio il video. Ho detto, ci metto un'ora, arrivo a casa, ma tanto stiamo fermi, raga, famo un metro ogni ora, un metro ogni ora. Cioè, mi spiegate com'è possibile, come diavolo è possibile che l'Empoli ha esonerato Andreazzoli? Cioè, l'Empoli ha esonerato, ma ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando? L'Empoli ha esonerato Andreazzoli. Ma che cosa ti dice il cervello? Allora, ok, una mossa fatta perché se no era troppo tardi, rischiavi che la squadra si trovava troppo in zona retrocessione. Ma di che cosa parliamo, ragazzi? Cioè, di che cosa vogliamo parlare? Parliamo di quello che vi pare. Però parliamo comunque di una squadra che giocava bene, che convinceva, che ha sempre perso tutti i punti che ha perso per... diciamo degli episodi, degli errori magari individuali, ma è una squadra che comunque è riuscita a mettere in crisi praticamente tutte le squadre che ha affrontato. Il Napoli, lo hanno esonerato dopo il Napoli, è 5-1 con il Napoli, ma secondo me davvero perdere 5-1 con il Napoli a Napoli è una sconfitta da esonero? Ma di che cosa stiamo parlando? A me quest'anno, ragazzi, gli esoneri mi fanno, poi le mie scarpe che con il rumore del bagnato fanno fra, è bellissimo. Quest'anno a me gli esoneri, raga, mi fanno ridere. Gli esoneri quest'anno mi fanno ridere. Cioè, dopo che Ballardini ha cacciato dopo che Preziosi ha cacciato Ballardini perché bla bla bla, c'è l'incidente, ecco perché stavano a così piano. Dopo che Ballardini è stato cacciato, Preziosi ha cacciato Ballardini, Juric bla 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 bla. Cioè, ma che cosa ti dice il cervello? Cioè, ma che cosa ti dice? Io voglio vedere adesso l'Empoli che cosa combina. Cioè, per me, ragazzi, è qualcosa di impensabile. Mo' dove se ne fanno mettere a destra, ma... per me, ragazzi, è qualcosa di... fammi mettere a destra! Io non lo so. Cioè, io non lo so. Non riesco a comprendere perché la gente non mi fa girare. Cioè, io veramente... ma cosa fai? Siamo nel traffico da un'ora, no? Io faccio uno sfogo adesso contro chi non ti fa girare. Siamo nel traffico da un'ora e tu non mi fai girare. E c'è un incidente a sinistra. Vabbè. Comunque, detto questo... ma scusate, no? Ma ditemi se secondo voi è normale. Ditemi se secondo voi è una cosa possibile. Cioè, hanno cacciato... oh, raga, per me vai a Napoli, perdi 5-1. E poi parliamoci, il Napoli meritava di vincere, ma l'Empoli non meritava di prendere 5 sveglioni. Lì 3-1 ci sarebbe stato tranquillamente. Poi il Napoli l'ha presa larga, ha cominciato a segnare. Lì te ne frega poco. Ma io non penso mai che Andreazzoli sia a rischio esonero. Perché non è da rischio esonero? Perché non è da rischio esonero, ragazzi? Perché non esiste che tu esoneri un allenatore? Perché? Perché senza una retrocessione dopo 11 giornate in quel modo, con l'Empoli che gioca a pallone, con l'Empoli che gioca bene, ma di che cosa stiamo parlando? Ma davvero vogliamo parlare di questo, ragazzi? Cioè, ma davvero stiamo facendo? Parliamo di... ma io... L'Empoli trova sempre il modo per farmi stare sul cazzo la squadra, l'Empoli. Allora, 2 anni fa io gli augurai di venire giù al posto del Palermo, perché c'aveva un allenatore che adesso ho anche rimosso chi fosse, sinceramente, ma che li faceva giocare una merda! L'Empoli faceva solo 0-0, 0-0, 0-0. E ho detto, ragazzi, guardate che se questi continuano così, è inutile che poi dici, però il Palermo va male, il Palermo va giù. Ho detto, l'Empoli va giù. Non era l'Empoli, era il Crotone. Non era l'Empoli, era il Crotone. Ho detto, il Crotone va giù, mi pare che era il Crotone. Sì, il Crotone. Mi pare che era il Crotone. L'Empoli va giù, il Crotone si salva su questo passo. Si salva. Alla fine il Crotone ha cominciato a vincere. Tu cominci a vincere, quelli non hanno mai vinto. Cioè, cosa pensi di fare? Non hanno mai vinto. L'Empoli pareggiava. Faceva cagare, ha tenuto l'allenatore per tutto l'anno. Semplicemente perché non era in zona retrocessione. C'è stata una giornata, l'ultima, in zona retrocessione, giù, B. Cioè, non serve rimanere sempre in zona salvezza se poi quando perdi le ultime all'ultima giornata vai giù, sei in B, Cioè, l'Empoli per me aveva tutte le potenzialità per salvarsi giocando così con questo collettivo. Fra l'altro il Chievo si è suicidato, Frosinone cioè fa punti ultimamente, ma non è che stia dimostrando granché. Per me ci sono squadre molto peggiori dell'Empoli messe in campo. Io voglio vedere il prossimo allenatore dell'Empoli. Non è che l'Empoli ci abbia la squadra di Cristo, Cioè, con Andreazzoli, ragazzi, Di Lorenzo sembrava un giocatore forte. Io voglio vedere, ora aspetto. Io
oh, sono pronto a rimangiarmi, se arriva uno e vince, se salva lei, eccetera, sono pronto a rimangiarmi tutto. Però ma come fai a cacciare un allenatore che gioca così bene con una squadra del genere? Io resto basito. Per me l'Empoli gioca meglio di tutte le neopromosse, compreso il Parma che sta facendo bene, ma quando gli hanno levato Inglese e Gervinho praticamente si è fermato. Porca troia, le mie scarpe zuppe. Non lo so, non sono convinto e sono contrariato. Fatemi sapere la vostra, un commento qua sotto. In tutto questo, ragazzi, io ho fatto 10 metri, per farvi capire. Fatemi sapere. Grazie per aver visto questo video. Mi piace, il video è piaciuto, dislike se vi ha fatto cagare. Iscrivetevi al canale come sempre. Buon shalalala. E noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video.